Ma sì, direi di tagliare corto, va, direi di tagliare corto il countdown. Scusate ragazzi se c'è stato un po' di ritardo nell'attaccare, perdonate. Buongiorno a tutti, ciao Alessandro, ciao Enrico, ciao Alex, ciao a tutti i ragazzi che hanno lasciato il follow mentre eravamo off stream. Siete tantissimi, stiamo raggiungendo i 1000 follow, mi raccomando, assicuratevi di averlo lasciato così non vi perdete nemmeno una live su Italbasket. Io sono qui con il mio esordio, tra virgolette, mi vedete per la prima volta qui su Italbasket. Non mi scusi, va bene, regalo era giusto così. Sono per la prima volta qui su Italbasket perché l'altra volta sono stato qui con Bicio, certo, però non mi si era visto praticamente per problemi tecnici e sto creando la mia lineup da piazzare proprio per andare contro Bicio e sono già impaurito perché non è mai all'altezza della sua, però ci si prova. Ciao comunque a Edo, Enrico, Alex e grazie a tutti gli altri, tipo Tomware, grazie mille per aver lasciato il follow, gentilissimo. Se volete lasciare un follow, ragazzi, vi ricordo sempre che è gratuito. Mi sono comprato Oladipo proprio per questo, perché mi mancava un playmaker titolare, diciamo, perché Oscar Robertson è ottimo, però mi hanno parlato molto bene di questo Oladipo, quindi speriamo bene. Io adesso aspetto l'arrivo di Bicio, siamo su Discord, lui non lo vedrete questa volta, mi dispiace ragazzi, ma non abbiamo ancora, diciamo, le tecnologie per permettere tutto questo, non abbiamo un grandissimo hardware e pertanto non riusciamo a farlo. Comunque per me è un onore essere su questo canale, spero che la musica sia a posto, spero che il volume sia a posto, spero che vada tutto bene. Se ci sono dei problemi fatemi sapere. Ciao Ciccio, come stai? Che ruoli ha Oladipo? Guardia playmaker, molto particolare, è 1,93 però ha una bella wingspan, quindi secondo me ci può assolutamente stare come playmaker titolare se avete un budget basso. Io non è che ho un budget proprio bassissimo, ma di Lavin non me ne hanno parlato straordinariamente, pertanto io anche vi consiglio, troppo buono Ciccio, se lag a volte perdonate la mia wifi ha alcuni problemi, ma sapete com'è qui. Come io parlo di me, ovviamente, come riesco, faccio, chi mi conosce da prima di questa live può benissimo sapere. Ciao, ciao Big Ticket, grazie mille, grazie veramente gentilissimo per il feedback, grazie che sai com'è, tu streamando anche, penso che tu sappia cosa si prova ad avere qualcosa che va leggermente off sync o qualcosa del genere. Va bene Gabri, bravo Bicio che hai mandato il raidino, buongiorno a Christian, buongiorno a Lori, grazie a Darkid per il follow, come vedete il follow compare qui sotto, quindi se mi dimentico di lasciare, cioè di ringraziare qualcuno per aver lasciato il follow, tranquilli, ci pensa la grafica che sicuramente è più sveglia di sicuramente. Stortino piccolino, grazie mille per il follow, Francesco, ciao. Bicio, ho comprato Oladipo, occhio, ciao Brugolo, buongiorno, buongiorno. Ah, ovviamente sempre con la maglietta Italbasket, sempre rapping. Beto al Bicio, no, vabbè, ma va bene, va bene. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Se scommettete su Bicio, fate benissimo. Anzi, ve lo consiglio io di fare su Bicio. Ciao Bufalo, ciao Boio, ciao Fendi. Grazie per il follow, Bufalo, gentilissimo. Mi raccomando, ragazzi, qui sotto a destra vedete tutti i social di Italbasket. Mi raccomando, andate a seguire. E come vedete anche in chat, spesso Stream Elements vi manda l'email per iscrivervi ai tornei. Ricordiamo che i tornei Bicio Easy Win, assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordiamo che i tornei organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro sono effettivamente validi per definirsi campione d'Italia, così come si definisce campione d'Italia la squadra che vince lo scudetto, stessa valenza, tra virgolette, e potete partecipare ai tornei e i primi qualificati in questi tornei prenderanno dei punti nella classifica generale per farvi partecipare alle finals dal 2 all'8 settembre a Milano, di fronte al Duomo, ragazzi. Quindi parliamone. Ciao Remix, grazie per la tua fiducia. È una partita alla morte, forse niente insulti, però partita alla morte assolutamente, solo competizione qui. Topidino, Shays onestamente perché non so chi altro mettere, non so se mettere Tim Duncan titolare o Shays titolare, sono indeciso, però almeno su PS4 non c'è così tanto la problematica dell'altezza, diciamo. Sì, esatto, Gabri, esattamente. Sì, Gabri, però non me ne puoi fare una colpa che tifo Inter, cioè me l'hanno data alla nascita questa cosa, ormai ci devo stare. Io forse metto Duncan titolare, sai?
Metti Joe Schmidt, perché mi dovete far spendere soldi? Mannaggia, voi non mi fate spendere soldi. Che tanto, ragazzi, parlate come se io sapessi usare questi giocatori. Lo sapete benissimo che non ne sono. Che non ne costa 3k. Allora evito di fare il braccino corto. Dai, evito di fare il braccino corto. Bicio, chissà dove è andato. L'avranno rapito probabilmente gli alieni. Un'invasione. Tanto io sono su Discord e lui mi lascia qua da solo. Io contro Bicio, ma Bicio quitta. Quindi ho vinto, ragazzi. Ho vinto per forfè. Mi spiace. Niente. Doncic ce la faccio con 3,50. Sì, però Topilino, se sei su next gen, te lo consiglio. Doncic su current è ottimo, però. Non lo so. Ciao Viverm, bella, bella, bella a tutti ragazzi, mi raccomando lasciate un follow se non l'avete lasciato, come ha fatto Teo, su Ital Basket Official, mi raccomando ragazzi che ne vale assolutamente la pena, anche perché stasera ci sarà anche un'altra live alle 21 e domani alle 21 anche Paul, nostro fratello Polis Live. Ciao Efe, benvenuto in chat anche a te qui su Ital Basket Official, benvenuti a tutti ragazzi, grazie per il vostro supporto, siete sempre di grande aiuto e di tanta compagnia. Allora, io metterei Smith in panca. Allora, direi, giusto? O sbaglio? Non so. Ciao Sarsizzaro, benvenuto anche a te. Smith senza senso per quello che costa. Ma che faccio? Lo metto titolare o lo metto panchinaro? Consigliatemi voi, che se no Bigio veramente eleva Rip Hamilton. Ah, da 3 lo devo mettere? Ah, ok. Ok, lo metto da 3, Reggie Lewis da 2 e metto Chase da 4, perfetto, perfetto, grazie del consiglio Remix, grazie del consiglio. Parliamo delle vere cose che vanno a servire in una partita. Il logo, ragazzi, scusate, a me che me ne frega dei giocatori, l'importante è il logo e la maglietta, se non c'è stile su quella non giochiamo, scusate. Ecco, perfetto, questa no, per favore, meglio di no. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, signor Bicio, parli un po'. Eccoci qua. Parli un po' che voglio vedere il suo volume. Anche se dovresti siamo essere pronti. A posto. Siamo pronti? Siamo pronti, carichi. Siamo carichi e pronti. A sbrega fino. Ho provato un po' il gameplay su PS4, non ero abituato. Ben ti sta. Per dire, ben ti sta. Quanto costa la tipo? 50k, l'ho appena comprato per giocare proprio contro Bicio, quindi probabilmente non so nemmeno come utilizzarlo al meglio. Vabbè, non so utilizzare al meglio nessun giocatore, quindi di che parliamo? Allora, è una degli Spurs, scusa, una maglietta degli Spurs che li tifo, non la metto. È l'Association, vai. Bicio, quando vuoi, invita tu, fai tu. Invito io. Fai tutto tu. Sì. Fai tutto tu. Fai lost, così possiamo anche dire che è colpa tua se ho perso perché c'è la connessione. Esatto, se lag è colpa tua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le scuse se perdo, ce l'ho. Chi vince cosa vince? L'onore. Ciao Bess, bravo, ti è andata bene a trovare Bill, che è un buon playmaker, l'hanno fatto assolutamente buono per quanto potessero farlo, perché è un po' bassino, però ci sta. Per il full press è il male, ragazzi, non sarò io di certo a consigliarlo, ma tanto lo vedrete da Bicio che lo mette tra poco, quindi assolutamente, vero no. Bicio? No? Bicio dice no. Full press no, grazie. Allora, my team. Bro, my no, team. Aspetta, però, mi sa che ti ho invitato al 3v3. No, è my team. Ok, mi sa. Allora. Vabbè, proviamo. In teoria dovrebbe essere giusto. Dovrebbe essere quello. 5 minuti online come difficoltà, va bene? Lei sì. Versus dovrebbe essere un misto tra superstar e all-star. Perfetto, se voi off-ball, io non mi vedrete mai più su nessun canale proprio. Comunque, dicono di giocarci una sub, ma. Non lo so. Sì, ma sì, dai, no? Sì? Sì. Va bene, dai, sì. Un'altra volta che perdo la sub contro Bicio come la prima volta. Andiamo, c'ha Doncic, sì, c'ha Carter, c'ha Zion. Cioè, paragoniamo le due squadre, ragazzi. Vabbè, hai Terry Dischinger. E cosa Marco vuoi? Me lo sono sbloccato, Terry Dischinger. Mica lo Vince Carter te l'hanno sbloccato e parli, ma cosa vuoi? Dai, mettiamo una sub in palio, dai. Sì, hanno ragione, ragazzi. Meglio Giannis da 2 o da 3? Secondo me da 3. Con tutte le guardie che sono uscite è meglio da 3. Ma anche 5, ragazzi, parlate come se avessi dei soldi. Bigio può farlo, io no, ragazzi. Io no, Bigio, che devi mettere? Le marcature devi mettere? Che devi fare? No, scusa. Non ho capito. Guarda tu, dormi. Non sono abituato al pre-partita anche qua. Non sei abituato al pre-partita. Io metto le impostazioni. Muta il microfono su. Ah, ok. No, gli altri non ti sentivano. Bastava solo a darti fastidio, quindi potevo anche lasciarlo non mutato. Anzi, a saperlo tra poco lo rimetto, guarda.
per quanto mi riguarda. 5 sub, no ragazzi, se vinco 5 sub, se no una, ma se vinco 5 sarà una cosa che si ripeterà, cioè mi sembra abbastanza, partiamo, esatto, partiamo con una che mi sembra anche troppo. Iniziamo con una. Poi dove si trova il tempo che non ci credo, non ho capito, far overrated, non ho capito, perdonami, non, scusami, non ho capito. Buongiorno Edo, grazie mille per aver lasciato il follow, ragazzi mi raccomando lasciate un follow che aiutate tanto il canale. Stiamo arrivando ai 1000 follow su Ital Basket, giusto Bicio? Yes sir. Yes sir. Adesso parla Bicio, io non parlo più perché no, meno 60 follower. Siamo dai 1000. Perfetto, perfetto. Le bet, no, che bet, ragazzi. La prima è sulla fiducia. Abbiate fiducia in me. Non è vero, non abbiate fiducia in me perché sarà una disgrazia. Abbiate fiducia nel ne. Ma che fiducia nel ne che devono averci, poveri cristi. Pensa averci fiducia in me, mate. Lì, bravo la tipo, perfetto. Lì, difesa di Doncic subito. Daniele, grazie anche a te per il follow, benvenuto. Ma che è sto Mutombo che vola? Ah, i Mutombo volanti, che meraviglia. Ah, Zion l'ho già avuto contro un paio di volte, non è di certo ciò che mi voglio trovare contro. Zion me lo sono trovato un paio di volte in Unlimited ed è veramente un fastidio, sì. Che mamma mia. Più che altro sotto canestro non dà quel contrasto che vorresti. In che però senso? Ah, non è così forte a difendere internamente, dici tu? Sì, bravo. Perché okay, appunto okay. Ha una build un po', vedi che rispetto a Cincinnatus, che comunque anche lui non è un... È più ciotto? È un po' più ciotto, ma non dà più di tanto contrasto. Beh, anche però perché è un po' più bassino lo... probabilmente. Però col rilascio che c'ha... ma addirittura Karim con questa cattiveria, Bicio, veramente, così dobbiamo fare? Meglio Brown o questo Oladipo? Beh, come guardi assolutamente Brown, ragazzi, assolutamente. Vabbè, non mi fa uno step back che sia uno, se noti, però vabbè, l'importante è quello. L'importante è che non me ne faccia uno che sia uno. È iniziata bene questa partita. Ragazzi, chi ha scommesso su di me? Spero nessuno. ha fatto bene a non scommettere su di me. Chi non ha scommesso su di me ha fatto decisamente bene. Meno male che c'è Dischinger. Forse a 10 punti con Dischinger ci arrivo. Forse. Ma non ne sono così certo. Vedi, questo prima non me l'ha fatto. Meno male che Doncic non è così rotto come su no. Next. Meno male, no, infatti, guarda. Infatti rilascio, stavo dicendo anche i fiori da capire, da abituarci. Sì. Ma gli ho messo Limitless, ma dai. Ma gli avevo messo Limitless a mio fratello Mutombo, scusami. Era un po' troppo. Ma cosa era un po' troppo? Ma dove un po' troppo? Oladipo, bravissimo. Easy. Mamma. Easy. Ho perso casa grazie a Ernesto. Io vi ho sempre detto di non vantarmi e di non pensare che io sia forte. Se voi mi vantate e pensiate che io sia forte, avete sbagliato tutto, ragazzi. Non avete proprio la concezione, perché... E se lo pensate su di me, ancora peggio, forse. Eccoci, i due pro player per Ital Basket. Che bella pubblicità che stiamo facendo, mamma mia. Grande Duncan. Io la stavo aspettando alle 14.47. Duncan piazza il primo blocco illegale. Perfetto, lo stavo aspettando perché ogni tanto c'è quella nostalgia del blocco sbagliato di Duncan. Guarda, ogni tanto lo... quasi lo voglio, guarda, ti dirò, necessito del blocco sbagliato di Duncan, che meraviglia, che meraviglia. Ciao La Pera, come stai? Bicio, se prendi quel tiro, guarda, e lo metti, guarda, veramente, rischiamo dei grossi, grossi guai in questo canale, veramente, grossi, grossi guai. Ok, no, perfetto. No, anche no peggio, guarda, volevo disquisire un attimo della situazione, volevo comunque parlarne un attimo, perché ero un attimo preoccupato, posso dire? Ero un attimo preoccupato. Ah, bella difesa, molto bravo. Però Cincinnatus, negli anni 60, chi non li faceva sti canestri con sta velocità, eh? Baseline. No, forse era anni 70, allora è giustificato. Se negli anni 70, allora è giustificato. Ok. Ma Mutombo un po' lo guarda. The Prince, grazie mille per il follow. Benvenuto, benvenuto anche su questo canale. Un affisionato nei nostri canali. Ecco, questo volevo farlo prima. Ah, Gimide, bella difesa. Però Mutombo per fortuna è un difensorone. Mamma mia, Dischinger, santo ti devono fare, guarda. Mutrocco. Gimide.
Yokchu, grazie mille per il follow anche a te, benvenuto. No, stiamo andando con i follow, ragazzi. Se volete lasciate, mi raccomando che è gratuito, eh. Grande, no. Bella difesa di Mutombo. Brutta roba. Bravo, no, bravo. Il fallo cattivo così no. Il fallo bravo, così bravo. Cattivo no. Però, però stiamo esagerando in questa situazione. È così non si fa, però. E non si dovevo fa. Dovevo fermare quindi. L'azione. Dovevo fermare l'azione. Non mi piace tanto questa skip di Oladipo. Mo mi scrivono in chat che è la migliore skip del gioco. Sicuro. Sicuro mi vengono a dire tipo è la più forte del gioco, tu non capisci niente, che avrebbero ragione a dirlo nel caso, però. Guarda, se ti fai sto tiro prima o poi, io so che mi segnerai prima o poi un tiro così con coso. Con Karim. Sì? Io lo so. Dai. Ma dai, contro, erano in due contro uno, guardalo, così c'è. Allora, signori, se dobbiamo giocare per farci male, io sono venuto a divertirmi qua. Ciao Gitor, grazie mille per il follow. Ivan, uso la visuale. Bicio, ti metto pausa, non perché... Sì, tu pigliati sto tiro libero. La visuale è zoom 1, altezza 10 e autoflip con suon. E qual era quella che si... Ah, a giusta altezza no. Partita dell'ultimo anno, e infatti l'andrò a perdere all'ultimo secondo, proprio da classica March Madness, proprio per ricordare come sono andati... i playoff del college basketball in a marzo. Ben ti sta. All'escape di Durant non è malissimo, ok. Però quella di Penny è un po' migliore, ok. O di Kobe, ok. Ok, ok, giusto per capire. Vi già hai visto che c'ho mezze le mani? Mo, non dico che c'ho proprio le mani, però... Questo cos'è entrato? Dove sei andato a urlare dal bagno? Sei andato? Ho fatto un po'. Sono stupido, sono andato dietro. Let's go. Ci siamo. Let's go. Vabbè, aspetta un attimo. Stiamo che gestiamo il possesso, signori. Stavo aspettando il blocco sbagliato di Mutombo, guarda. Lo stavo sbagliando. Chi è il primo che ci regala un quadrato X? Delu, ci penso io tra poco. Aspettate. No, l'ho già fatto. Hai già fatto un quadrato X? Ringrazio che non me ne sono accorto, guarda. E voi in chat avete fatto finta di niente, bravi. Bravi così. Complimenti, bravi ragazzi. Non me l'aspettavo da parte vostra. Ci sono rimasto un po' deluso. Già l'ho fatto Bicio. Ditemelo. E io non me ne sono accorto. Forse la mia bontà ha voluto soprassedere su questa cosa. Ho voluto far finta di niente, Bicio. Allora. Solo che Mutombo l'ha intercettata. Beh, allora ti ringrazio, Bicio, per il quadrato X. Allora, grazie, scusa. Comunque ricordiamo, Mutombo 58 di rubata. Bicio, ti giuro, mi si è disconnesso il controller, te lo possono dire in chat. Guarda, solo perché l'ho visto in live. L'hai visto in live, perfetto. Ale, grazie mille per il follow anche a te. Ma giustamente non sono credibile per queste cose. È giusto non credermi. Però, in questo caso, per una volta ero stato sincero. Per una volta. Bella Huerto, credo di aver capito che c'è gente che ci ha fatto la carriera con i bailout, mi sa, credo di aver capito Huerto. Guarda, so pure interprete mentre gioco, guarda, mamma mia, ho la pipo, come corri, mamma mia, ho la pipo. Sì, mi sono la freelance, te. Ho messo la freelance, ma mi sa che torno col 4-1 perché col 5, col 5-out mi confondo, quindi... Giannis a 3-50 l'avevo difficile, Topilino, a dire il vero, perché Giannis... troppo rotto. Con Cecchino Giannis è senza senso. No! End one, no. Ma End One cosa che hai fatto in anticipo? Ma End One di chi? Di chi? Oladipo va a 50k. Che poteva riequilibrare la partita, dai. È una partita così che ormai sta andando. Devo cercarle tutte. Questa partita che sta andando, siamo letteralmente all'inizio del secondo quarto. Ma che partita hai visto? Bicio Toxic, bravi ragazzi. Bravi, visto? Huerto maggiore Carlo Story, su questo non ci abbiamo il minimo dubbio. Gioco le mie carte, lasciatemi giocare le mie carte. Gioco le mie carte. Aspetta che un altro blocco di Duncan sbagliato. Sai, mamma mia, Duncan delle volte fa dei danni col tritolo proprio. Sì. E delle volte fa delle grandi giocate, è pur sempre Team Duncan. Il signorino Oscar dov'era andato? Signorino Oscar era un po' assente, posso dire. Già sta a piagne e Bicio. Oh, incredibile che non parlino di me per una volta. Bicio, per favore, però, Mamma mia. Sono diventato su Next, sta roba. Ma funziona sta roba su Next? Potrebbe. Ok, midrange. Come questa, dai. Questa è da due tiri difficili Hall of Fame, scusami, Non voglio dire, ma era un tiro da due. Sai che i tiri a due entrano tutti, quindi...
Mi scusi. Ma perché stoppano con... Boh. Mi hai detto che tira due, entrano tutti, ho provato. Non era un tiro... Sì, va bene. Adesso facciamo quelli, i puntigliosi, facciamo simpatico il video. Bravo, ok. Immarcabile. Terry immarcabile. Immarcabile, non Ricordo riesco che ho a detto dietro un tiro l'uomo. da due tiri difficili, è facile farlo. Questa era la tre, però dettagli. No! Mannaggia, questa cosa, questa animazione non riuscirò mai, mai a gestirla. Il Claw qua non riuscirò mai nella vita a gestirlo. Vai, Terry. Midrange, God. Bellissimo. Bellissimo. I midrange di Dischinger, che erano gli unici tiri che poteva prendere ai suoi tempi, la linea da tre punti. Credo non ci fosse negli anni 60, però sai com'è? Grande difesa, Erne come al solito. Mamma mia, se non salto io dal al vuoto, chi salta? Nessuno. Lì. No, non è che non so cosa sia la difesa, non sono No, abituato, e questo qua era un contrasto su Bicio, PS5. c'è da dire che Bicio è abituato a tutt'altro gameplay e non l'abbiamo fatto su PS5 semplicemente perché a me una volta mi si era totalmente disinstallato 2K, sia PS4 sia PS5, e non avendo troppo spazio ho deciso di installare solo una versione, e anche che è l'unica che gioco onestamente, quindi scusate ragazzi. Anzi, scusa più Bicio, a dire il vero, perché ti trovi in un gameplay che non sei abituato. Quindi, i No, due... più È che vero! altro con un Dischinger che non mi aspettavo. Ma scusami, dovevo anche portare qualche arma, scusa, non posso venire solo con le carte budget, ok? Che sono un braccino, però un po' troppo, scusami. Mamma mia, Oladipo è inquietante in difesa, eh? Come i 5 di Mutombo sulla maglietta, infatti, che stanno larghi così, cioè sono... Servono da fare come tendone di tutto il parquet, praticamente. Non credo di metterlo. Questo era veramente un tiro stupido da parte mia. Però sono veramente favorito ai Famosa. rimbalzi. Sono troppo. Anzi, che ti è andata. Non ti è andata bene, te l'hanno ritornata. Oladipo, difendi su Mutombo e ti voglio bene. Guarda! Sarebbe stato un No, no, no. po' troppo. Sarebbe stato un. Ma quanto sta Oladipo? 50k. E secondo me li vale. Bello. Ok. Dai, ma cos'è sto Perfetto. raddoppio? Ma gli ho Ah, troppo non lo pelato, so. Fai, scusa. fai, fai. Fai. Ciao, Pammolo, come stai? Asciugamanino? No, per adesso no. Per adesso uso la mia felpa, così non sporco nemmeno la maglietta di Italbasket. Bicio, vuoi ringraziare quelli di Italbasket per la maglietta bellissima che ci hanno regalato? Freschissima, Freschissima. freschissima. Arriva il bel tempo, arrivano le stream di... E dammi sta Oh palla! mio Dio. Arrivano le stream di Italbasket. Terry da qui? Perfetto. Ok, la sub, ma non si stanno giocando casa. No, ma questa era per la sub che ho perso io per la prima volta, perciò sto giocando così, come si dice. With a chip on my shoulder, come dicono in America. Faccio finta pure di sapere l'inglese, incredibile. Ma come faccio? Bella difesa. Open. Era open. Ma qua c'è l'interceptor lì, l'intimidator, come si chiama. Era open. Venduto ieri Oladipo a 42.750. Ma questi giocatori stanno sorprendentemente alti di prezzo. Si vede che è stato veramente molto ben dilazionato come si dice, il drop rate. Bel tiro Sì. comunque, Bicio. Sì, il drop rate secondo me, ma soprattutto anche della collezione, parlavi della Ah. collezione di ieri o la Sì, della collezione di collezione di venerdì? ieri. Della collezione Ah, di ieri. Quella di ok. venerdì non tanto. Però dai. Vabbè, Sì, no, con i più che deluxe è altro, così. infatti, quei pacchi deluxe, però neanche troppo, perché comunque i prezzi rispetto magari ad altre collezioni non è che siano così troppo bassi come magari appunto erano altre collezioni che avevano i pacchi deluxe. Adesso Sì. l'ultima che aveva i pacchi deluxe Mamma era mia, quello. la penultima con i deluxe è stata qualcosa di spaventoso. Spaventoso, mamma mia, la Pipo, che bella difesa. È arrivato Gasol. È arrivato Gasol. Ecco, se ne può pure andare come è arrivato, però va bene. Un gioco in post classico da Mark. Lì. E me lo criticano ancora. Ciao MDM, come stai? Ragazzi, mi raccomando, se volete lasciare un follow è gratuito, fareste un gran favore al canale, anche perché stiamo raggiungendo le 1000 persone. Con i follow, mamma mia, ma con quell'italiano l'ho detto. Stiamo raggiungendo i 1000 follow. Fine, potevo dirlo molto più semplicemente. Infatti, per dire questa cosa mi sono rovinato da solo. Meno male che.
Io, guarda, dimmi tu qualcosa d'ora in poi. Dimmi qualcosa dopo questo tiro. È lo sotto di un po'. Eri sotto di cosa? Eri sotto? Eri sotto di piantini. Ah, di punteggio, ma certo. Doveva darmelo. Doveva darmelo. Stasera mi sta piacendo sempre, sempre un po' in ritardo rispetto a quello che è la tua penetrazione. Cioè, non hai recupero. Non ho scampo. Cioè, bel tiro. Bel tiro. Stasera mi sta piacendo un botto anche a me, comunque. Anche a me. Ma secondo me il fatto, ad esempio, di Giannis, parlando anche poi della season, entrando anche un po' nel My Team Talk, ma il discorso di Giannis e poi Krejcik, che è uscito ieri, e poi il giocatore che uscirà ogni giorno, appunto, è una cosa che probabilmente tiene vivo l'interesse durante un po', appunto, tutta la season, ci accompagna anche durante i playoff. Esatto, è giusto per raggiungere quel content giornaliero. Adesso con i play-in sicuramente, probabilmente un Kyrie Irving dovrebbe uscire, visto la partita che ha fatto ieri. Quindi, anche perché penso che i play-in i Brooklyn Nets li abbiamo finiti, tra virgolette. Dovevamo vincere questa partita e amen. Quindi adesso devono farne un'altra i Cavaliers, se non sbaglio. Bella difesa. Sì. Ok. Da tipo al loser bracket, tra parentesi. Ci sarà un Giannis regalato? No. Cioè, Dark Matter? No, non ci sarà. No, no, MDM non ci sarà, mi spiace. Che difesa? No, chi è questo? Ma mollano mai, Fioi. Non mollano mai. Oggi esce il Moments. Non credo, Marvolo. Credo debbano giocare anche gli altri play-in. Credo. Sì, stasera giocano gli Spurs contro New Orleans. E l'altra è. E l'altra non mi ricordo. Amsic, grazie mille per il follow. Comunque, sto. Sì, è un mini weight, possiamo dire, questo Oladipo. Anche perché di altezza sono uguali anche di Wingspan, se non sbaglio. Quindi sì, forse ha delle animazioni leggermente migliori. Bel tiro. Leggermente migliori Wade, credo. Su PS4, secondo me, Wade resta il treno che con il gameplay che c'è ti facilita molto. Però comunque in difesa, almeno per come ci ho giocato contro adesso, mi è sembrato molto affidabile. Oladipo. Molto, molto affidabile, sì. Questo è per tutti gli hater di Gasol, comunque. Io continuo a portare avanti la mia battaglia con di Marc Gasol, del vanto di Marc Gasol. Bel tiro, bel tiro. Glenn Rice o Scottie Barnes, come alla piccola, Glenn Rice ci potrebbe stare. Glenn Rice ci potrebbe stare. Ne parlavamo prima con Cree, ad esempio, se avete già Vince Carter, il suo, come alla piccola. Quanta ti è andata bene questa, eh? E il suo lo può fare, ovviamente sarebbe più una guardia per il discorso di altezza, però difensivamente, appunto, stamattina ci ho giocato un paio di volte contro in TTO e mi è sembrata una carta più che affidabile, ecco, per fare anche l'ala piccola. Ok, infatti anche l'ho visto che in difesa regge molto bene, ti dico la verità. Quindi ha assolutamente valore anche come ala piccola, anche perché di guardie ce ne stanno veramente tante. Infatti per quello dico. Poi alle piccole anche, in realtà, però guardie che possono giocare anche alle piccole, rendendo, tra parentesi, non sono così tante. No, assolutamente no. E secondo me lui può farlo, ecco, quindi. Sì, sono d'accordo. Io una violazione di 3 secondi non penso di averla mai vista nella mia vita, però va bene. Forse è andato fuori o non era mai 3 secondi? 3 secondi non penso, sono stato un attimo. Comunque, giocatore 80k centro, direi Duncan Power Within, o se riuscite Robinson, ma open questo tiro? Va bene. Io sono un po' confuso, ma va bene. Meglio Robertson o Oladipo? È questione di gusti, ma credo che Oladipo sia un attimo più affidabile in attacco grazie al Limitless Spot Up Hall of Fame. Quindi, e forse anche in penetrazione. Io ho visto Oscar Robertson, ha delle animazioni in palleggio ottime, ha un rilascio veramente tanta roba, però sì. Gasol alza la mano, attaccare il ferro un po' meno, in realtà, appunto, lo fa, però Wade, ad esempio, secondo me anche Oladipo hanno delle animazioni un po' più sicure. Sì, secondo me sì. Midrange, sto prendendo più midrange in questa partita che in tutta la storia di 2K di tutti gli anni che ho giocato, però va bene, sono contento di questa cosa. Mi dispiace, tra l'altro, Big, non ti si vede perché volevo vederti col baffetto e la linguetta di fuori che traiardavi. Già lo sai, che non lo so, ecco perché hai insistito che mi si vedesse, perché non volevi farti la prossima volta si vedrà entrambi, si spera. Oh, finalmente una difesa di Gasol, alleluia, alleluia.
Mamma mia, che partita concitata, eh? Che partita concitata. Ehi, ehi, che fa Lewis? Che fa Lewis? Cosa sta facendo Lewis? L'hai visto? Era fuori che batteva le mani, ma che fa? Era andato... si stava caricando, stava caricando i fiori. Stava caricando. Ancora Gasol. Oh, wow. E ancora me lo criticano. E ancora me lo criticano. Io non lo so, guarda, veramente. E ancora me lo criticano, guarda. Playmaker da 70k, Wade Power Within, oppure risparmi un pochino e prendi questo Oladipo. Oh, Oscar Robertson anche. Oh, Oscar secondo Robertson, certo. Sì, sotto intorno ai 50k, Marias, non so se il Wade forse costa un po' di più, il Power Within, però intorno a quella cifra là, questi tre sono i playmaker. Sono poi... solitamente ragazzi io vi consiglio anche di dirci su quale console giocate quando chiedete ai giocatori, perché alcuni rendono un po' meglio su alcune rispetto a altri, tipo se giocate su Next, una la piccola da prendere assolutamente al compra ora è Anthony Davis, invece su PS4 non è che è così utile secondo me. Confermi Bicio che mi dici? Sì, assolutamente, okay. Assolutamente, e in più ti dico è come anche Zion piuttosto che Doncic. Esatto. Sono vari giocatori che su Next hanno un rendimento perché hanno un certo tipo di animazione e quell'animazione rende in un modo, mentre su Current rende in maniera diciamo diversa, ecco. Esatto. Quindi rischia di essere più affidabile un Oscar Robertson al tiro di... Mazza che chiusura che hai fatto sul Game Boy. Guarda, sul Game Boy secondo me è Oscar Robertson anche per via dell'età tra virgolette. Hai laggato? Lì. No, Gasol pochi tiri, ma tutti dentro. Tutti no, dentro. Ma scusa, Remix, ma tutti fi hit, fammi capire. Basta con questo Glow Bicio, grazie. O come si chiama? Per grabli, favore, Grabli, come si chiama? Lasciatemi stare. Io non ho ancora. Che brutto tiro. È l'unica cosa che ho fatto. Forse era meglio stare fermo. Rondo 98 è utilizzabile? Secondo me no. Rondo ha troppi punti deboli rispetto a tutti gli altri giocatori che ci sono. Troppi, troppi. Anche se è un buon prezzo, secondo me è meglio Moncrief che... Mamma mia, Josh. È meglio Moncrief che Rondo, secondo me. Bravo, Dolph. Easy. Easy. Complimenti all'Inter per la vittoria meritata dello scudetto. Ecco, lo sapevo che sarebbe successo se fossi io stato streamer. Lo sapevo io. Questa è colpa tua se non lo vinciamo lo scudetto, Bicio. Te lo dico io. Vedi che è colpa tua. Assolutamente. Però, ovviamente, non ci mettiamo a parlare di calcio qui adesso. Non è il caso. Se poi volete gufarmi, potete tranquillamente venire nella mia stream. Ricordiamo, o nella stream di Bicio, che sono. Bravissimo. Che sono nei nostri rispettivi canali. Esatto. Io oggi alle 17 potete venirmi a gufare quando volete, mi raccomando. Poi stasera tornate qui alle 21 che c'è un'altra stream, mi raccomando. E domani ci abbiamo pure Paul. O sbaglio? Sì, domani 21:30 Polis Live. E stasera Polis Live. Sempre 21:30. Esatto, esatto. Però Dolph se la cava a portare palla, eh? Direi che se la cava a portare palla. Ma Josh? Ah, non so, è andato. Proprio. Non so, è andato un po' dove voleva. Diciamo. Lui. Ho trovato Wade a 4.951.000 crediti. Worth. Da prendere assolutamente. Direi assolutamente da comprare. Con 44 badge Hall of Fame. Pensa ad averci tutti sti Hall of Fame. Pensa. Tanta, ma più che altro pensa a metterli a Wade. Wade. Ma pensa a dargli 4 milioni e mezzo anche. Appunto. Però alla fine ne parlavo anche qualche giorno fa con i fiori. Il discorso degli Hall of Fame badges sto anno, ma anche lo scorso anno, non potendoli comprare così. Cioè, se tu vuoi quella carta con quel badge, vai a pagare per forza di più. Cioè, sì. È l'unica. E se ce ne sono altri, fatalità, che in quel momento cercano quel tipo di giocatore... che resti fregato, nel senso comunque la paghi di più. Magari capiti in un momento in cui ce ne sono meno che cercano quel tipo di giocatore con quei badge e lo paghi molto meno. Quindi anche là ovviamente va visto anche il flusso, tra parentesi, ovviamente guardati i prezzi adesso siamo nel pieno, tra parentesi, del flusso, perché almeno in Europa, ma anche negli Stati Uniti, insomma, si incominciano a svegliare, mettiamola così. Sì, pomeriggio barra sera, anche soprattutto la sera, nostra sera, diciamo. Beh, migliori giocatori su Current: Wade, Duncan, Dolph Chase, non è male per niente. Poi
Anche Ivan Mobley, giocatori come Ivan Mobley vanno bene, come Ben Wallace, però quelli forse ne hanno un po' di più su Next. Non avendo la versione più next gen, non vi so ben consigliare uno o l'altro. Ci potrebbe dire Bicio, che Ma tra in l'altro. realtà ci stavo pensando, ti dico, secondo me Siamo siamo lì. là per quanto riguarda i giocatori che hai detto, sono tutti là. Quelli che consiglio io come ali grandi, ad esempio, sono sempre ovviamente di un certo prezzo, Duncan, Bol Bol, sono mi chiede un centro, ovviamente tipo Duncan, ad esempio, secondo me David uno che può essere Robinson. giocato, David Robinson molto più centro, però anche Sì. Duncan all'occorrenza, anche Bol Vale. Bol all'occorrenza può fare il centro. Ti dà magari meno affidabilità al rimbalzo, però ad esempio come Gasol dirne dà magari affidabilità al tiro. Sì, no, Gasol è Parte che mi aspetta fantastico. tiri che non mi sarei aspettato da Gasol, Perché però. c'ha il Limitless Hall of Fame. Non lo sanno, ma tanti Sì, non lo ma anche sanno, ma c'è il dal Limitless. palleggio, cioè quando ti fermi e tiri, un paio te li ho lasciati perché ho detto, vabbè, ma non tira dal palleggio, E cioè perché non è dal invece. palleggio proprio, è E proprio fare due invece. palleggi, fermarsi e tirare. Dicono andrebbe fatta una rivincita su Next, vero? Oppure mi tengo la vittoria con l'asterisco e sono contento così, tra virgolette. Per No, dire, vabbè. se No, se l'hai posso. giocata alla grande, né. Eh no, Io ho ma cercato di su restare Next dietro. finirebbe molto peggio per me, ragazzi, su Next, assolutamente, Ma perché non non sono proprio penso. abituato. Ah no, è finito il tempo, basta. Stai fermo, è finito il tempo, non si gioca, è regola non scherzo. Se mi rubi palla, guarda, se mi rubi palla. La commentate voi questa scena, io non dirò niente, l'avete vista voi, io non voglio Ho voluto responsabilità. provare il Pickpocket Hall of Fame, scusa, basta, non faccio più. Pickpocket Hall of Fame, certo, adesso facciamo i test dei badge in partita. Comunque la Era un ragazza che l'altra sera, battiscinta. certo, la ragazza che l'altra sera era in live sul canale di Italbasket Official è stata scelta al draft, è vero, Sì, è vero. secondo turno, adesso non mi ricordo che scelta, adesso ve lo vado a recuperare subito, così vi Che vado tra anche a l'altro recuperare. è sul, cioè sul canale social, tra virgolette, di Instagram di Italbasket, che è stato annunciato tutto. Quindi mi raccomando, andate a lasciare un follow pure lì, come vedete qui in basso a destra, che è gratuito, tra l'altro. Ho comprato la DIPA a 44.000, sì, ne vale la pena. Ma come fargli fare 3 minuti di pausa? Mancava solo che chiamasse pure tutti i timeout e poi eravamo a posto, no? Potevamo giocarcela così. Allora, aspetta che controllo. Ah, mannaggia. Allora, la nostra Lorela è stata draftata 18esima pick. Che comunque. 18esima pick. Anche perché di solito le pick spesso non. Anche, soprattutto di giocatori europei, Da sono New York bugiarde, Liberty. tra virgolette. Non volevo dire sciocchezze, ma appunto ero quasi sicuro. New York Liberty è la squadra della Ok. WNBA. Mica poco, per dirla tranquillamente, mica E poco. parlando appunto degli appuntamenti qui sul canale, come prima vi dicevamo, stasera non 21:30 ma 21 con Giancarlo Migliola, che appunto è uno dei. È quello che ha praticamente condotto tutti i talk che ci sono stati fino adesso con i vari ospiti, con Esattamente. appunto ospiti Raffaele Ferraro e Luca Mazzella, e anche appunto con il buon Pardo, come c'era ieri sera anche stasera. Quindi siateci, siateci. Siateci. Guardia per il clutch, direi Glenn Rice, il nuovo Glenn Rice comunque. Sei uscito, Bicio? Volevi farne un'altra? TT online? Così? No, se vuoi Giusto? facciamo anche una. Come Sì, vuoi, una se TT online, volevi. dai, una TT online. Guardia per Va il bene, clutch, comunque Glenn giusto. Rice, assolutamente. Sì, ma hai ragione, per equilibrare le cose dovremmo farla anche su Next, ma io non ho più la versione Next Gen perché non ho più spazio sulla PS5, quindi. Beh, posso dire, questo fa anche un po', vi fa capire, quando molti mi chiedono, ci chiedono anche, e secondo me mi fa anche piacere che siamo qua sul canale, perché magari tanta gente che si sta affacciando, magari nuova anche al gioco, si chiede quale può essere la differenza tra PS4 e PS5. Ecco, sicuramente, adesso non lo so, ma così a sensazione, adesso non ho giocato molto sulla versione PS4, ma anche questa partita, le partite che avevo già Ecco. giocato durante l'anno, e c'è più. Ci deve essere più una lettura di quello che vuole fare l'uomo, mentre su PS5 è più reattiva e quindi devi stare più sul pezzo di quello che sta facendo e non quello che vorrà fare. Qui invece l'ho visto molto più, come ti posso dire, in lettura di quello che fai. Ok. Cioè, tu qua l'hai vinta perché sapevi già più o meno quello che io volevo fare.
E io invece non, in molti casi, tipo gli step back, piuttosto che in alcune situazioni, non me l'aspettavo, perché non sono dinamiche che, ad esempio, su PS5, quindi anche tornando al discorso che facevi prima su quali giocatori posso comprare, ecco, su PS4 ci sono certi giocatori che rendono in un modo e in un altro, Esatto. proprio per una differenza di gameplay. Esattamente, è troppo soggettivo anche perché io la mia più grande difficoltà sul PS5 è aggiustare le tattiche, non riesco a chiamare le freelance, eccetera, non riesco, vi dico la verità. Poi sicuramente posso tranquillamente dire per quel poco che ho giocato sul PS5 che la fluidità del gioco, la responsività del gioco, anche le animazioni stesse sono decisamente migliori, sono molto meno arcade, molto meno compassate, tra virgolette, però la CPU è decisamente troppo intelligente. Già su PS4 è bella tosta, ma su PS5, anche per la cosa di non fare il taglio, eccetera, l'off-ball tende ad essere molto premiato e questo non Sì, mi piace, non mi diverte vero. tanto, anche perché su PS5, essendoci scusate, un'utenza più ridotta, abbiamo anche giocatori molto più forti. Io non Sì, in sono media, proprio sì. capace, vi dico la verità, cioè lo ammetto tranquillamente, non sono capace di giocare su PS5 per adesso. Comunque, una guardia per il Clash alla 60K, ti direi proprio Glen Rice. Ale, fatti un po' più di crediti e prenditi lui perché ne vale la pena. Comunque, alla piccola, qualsiasi su Current, direi o puoi provare Paul George, perché Paul George tranquillamente può fare l'ala piccola, secondo me, Assolutamente, visto che è un sì. 2.06 con una Anzi, ti wingspan. dico, l'ho provato anche su Next e Sì. secondo me anche su Next è più alla piccola che guardia, Ah. come un po' il discorso che si può fare su Giannis e su Anthony Davis, pur Sì. palleggiando meglio di loro due, però Certo. secondo me è quella carta che rende di più in una posizione così, perché appunto non è Vince Carter, secondo me, ecco, palleggia meglio per dirti. Sì. Poi Quindi ovviamente se hai la possibilità prendi Giannis, che è una delle carte più rotte del gioco, soprattutto con Cecchino Hall of Fame, che è straordinario. Io avendocelo l'ho provato, sono riuscito a vincere la carta di Unlimited con un Giannis. Poi se vuoi risparmiare qualcosina direi appunto AD Opale, oppure puoi provare se sei su Current Glen Rice, però ci sta. Però Anthony Davis, se ti abitui al rilascio, sul resto non ha punti deboli. concordo, concordo. Ovviamente, appunto, come alla piccola, come guardia, quello che stavo dicendo, non pensate di portarci palla, anche se uno Esatto. tocca, e lo dicevo, lo ripeto spesso, nel momento in cui si hanno sia Giannis che AD, io giocherei forse con Giannis a guardia, lo metto in marcatura sul Sì. playmaker, capite che avete un bel Sarebbe proprio vantaggio. gigantesco, proprio una difesa altissima, effettivamente. Alumni, assolutamente sì. Se io andassi su Next, probabilmente prenderei tante, tante pizze da Bicio. Giustamente, giustamente. È un discorso di abitudine, non È un discorso di è un abitudine, anche discorso semplicemente. proprio di abitudine. E più che altro, come dice Erne, anche il fatto di avere a che fare con una CPU diversa spiazza molto, e come ha spiazzato me, spiazzerebbe anche Erne. Quindi uno dovrebbe essere abituato, e uno e l'altro, per sapere Entrambe. come, diciamo, come si può dire, come far fronte, ecco, magari a dei movimenti inaspettati che può fare la CPU durante la partita, come magari dei raddoppi, pur togliendo i raddoppi, comunque la CPU in alcuni casi raddoppia. Sapere in quali casi lo fa, ad esempio io lo facevo spesso, penetravo, ma vedevo che appunto Arnè giustamente teneva l'uomo dall'angolo, ad esempio, dove sapeva che avrebbe penetrato. Osservato quello, ho detto ok, sta roba non posso più farla. Quali altre dinamiche posso sfruttare? Non ne avevo troppe, appunto al mio ar. Provato con gli snatchback, ogni tanto venivano, però Esatto. tosta tosta. E anche i No, contrasti, anche i sì, sono contrasti, ti dico, diversi. sono diversi, sì. In alcuni, e non tanto più, cioè, da una parte c'è più contrasto e dall'altra meno. Proprio un discorso diverso, cioè in Sì, alcune proprio situazioni io diverse animazioni, tra pensavo di darti del virgolette. contrasto e non te lo davo, in altri casi non pensavo che magari tu me lo dassi, invece tu me lo dessi e invece me lo davi. Me lo dissi anche volendo, che Me ci lo siamo. dissi. No, correva, parlavamo appunto della differenza tra PS4 e PS5 di gameplay, che è abbastanza, ma per me la più grande differenza è soprattutto quella che mi dà più fastidio, perché non ho capito perché va cacciata una feature del genere, il taglio col triangolo. Il taglio col triangolo, il fatto che l'abbiano tolto, secondo me è una cosa sbagliata, No, perché adesso lo puoi fare, ma la passano immediatamente.
Quindi non è un taglio, è un no, scarico, tra praticamente virgolette. inizia il taglio e gliela passi, ma E è gliela praticamente, passi. ecco, infatti non la usa praticamente nessuno come dinamica, ecco, il E non mi taglio piace tanto continuo. perché la CPU così ci va a nozze, perché se uno sta off ball su un giocatore e voi riuscite a tagliare con quello lì, a chiamare il taglio di quel giocatore lì, lui rimane, tra virgolette, sorpreso. Invece su PS5 questa cosa non è possibile, il che mi dà un po' fastidio. Poi sicuramente ci sono altri mille exploit, altre mille idee per riuscire a superare l'off-ball, magari proprio dal palleggio, cosa che non sono Sì, abituato. infatti stavo dicendo, è diverso, perché ad esempio lo snatchback, qui ho visto che la CPU è molto responsiva, cioè ti sta Sì. sotto. Su Sì. PS5 ci sono alcuni giocatori, come magari i migliori difensori, insomma, come può essere appunto Giannis, come può essere Pippen anche stesso, sono certi giocatori che lo vedi che tu, la CPU te lo marca quella dinamica, ma nella maggior parte dei casi lo snatchback ti dà un vantaggio, molte volte ti dà un tiro smarcato, con ad esempio Doncic, Doncic, Robertson. esatto. Ho visto alcuni tiri che hai preso con Doncic che io non capivo, ma su Next probabilmente sarebbero entrati Infatti ho letto anche. anche qualcuno dei fiori che scriveva questo sarebbe stato verde, uno dei primi tiri, che era un buon tiro, però Sì, è appunto vero. ovviamente il rilascio qui è un po' diverso e non ha preso il contrasto, ma io non sono abituato, è un po' più lento e quindi per farlo verde devi timare un po' più lentamente e quindi ti prendi più contrasto, cioè è proprio un cerchio. Giusto, sono d'accordo. Mastro Luck, grazie mille per il follow, benvenuti ragazzi, come sempre, se volete lasciare un follow, ricordo che è gratis, così come è gratis l'iscrizione ai tornei FIP, che vincendo, arrivando in posizione alta, prenderete dei punti per la classifica generale per guadagnarvi il posto alle finals dal 2 all'8 settembre. Bravo Bicio, punto esclamativo info. Punto esclamativo, palinsesto anche, bicio, o sbaglio? Per tutti. Stavo facendo Vai, vai. Sono andato in bagno a lì. scriverlo. No, l'ho scritto sbagliato. Palinsesto, niente, seppure fermato per scriverlo, eppure ha sbagliato, e quindi Eccolo là. niente. No, e tra l'altro Ugo, sottolineo grazie per il anche follow. che dal 2 all'8 settembre a Milano durante Eurobasket. Quindi È davanti al iscrivetevi ai Duomo tornei. anche. Iscrivetevi Mica. ai tornei. E soprattutto, io ve lo Soprattutto. dico e l'abbiamo detto anche l'altra volta, Sì. ma secondo me è da sottolineare il fatto che ci sia un ranking, quindi voi partecipando ai vari tornei, alle varie tappe, appunto, c'è stata già la prima tappa, ci sarà una seconda tappa e una terza tappa, Sì. che appunto vi rankeranno all'interno della classifica appunto italiana, quindi voi potrete dire sono arrivato decimo, quindicesimo, secondo, primo. Quell'anno appunto per quanto riguarda la classifica ufficiale, perché ripetiamo Esatto. che il campionato italiano, tutto quello che organizza, insomma, in questo caso l'iBasket Tour, appunto la FIP, è ufficiale, ecco. Ha una grande Quindi validità e chi vince questo torneo può effettivamente definirsi campione d'Italia. campione d'Italia. Esatto. Ciao Jimmy, benvenuto in chat. Allora, se parli come ala piccola, AD. Se parli come guardia, Rice, secondo me. Perché AD, bello tutto, ma non ce la fa proprio a portare palla. Giannis magari qualcosina la fa. AD, io tutte le volte che me lo sono trovato contro e mi portavano palla, io mi divertivo, tra virgolette, perché la mia guardia riusciva a rubare palla semplicemente perché è troppo, tra virgolette, impacciato, potremmo dire. Bicio, se non ti dispiace, io intanto ho iniziato un ATT online, tanto ho visto, vai, 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 così intanto anche rispondiamo un po' ai fiori alle domande che hanno e appunto magari parliamo un po' anche della nuova season, dei vari reward, Esatto, però con un io gameplay insomma profondo. vorrei proprio sapere il vostro parere sulla nuova season. Su cosa ne pensate, se queste idee sono buone. So che tante attendono il Moments of the Month perché giustamente è una cosa che piace, soprattutto vale la pena grindare, però ragazzi, un po' di pazienza, fidatevi. Mamma mia, questo tiro di Mutombo, fidatevi che ne vale la pena perché saranno riguardanti i play-in, quindi saranno dei giocatori che ricordiamo, tra virgolette, perché io col fatto che tipo i giocatori di gennaio uscissero a febbraio, il mese dopo, mi faceva dimenticare chi effettivamente aveva avuto un grande mese. Invece adesso con i play-in così veloci e così attaccati, tra virgolette, alle sfide stesse, possiamo Tutto anche, tra virgolette, temporaneo. fare una prediction su chi uscirà. Ad esempio, secondo me, Kyrie Irving è molto probabile, secondo me. Potrebbe starci, anche se stavo pensando, avevano fatto l'opale dell'All-Star di KD. Sì, è vero.
quello sì è vero. Che era un altro reward, è vero. Però anche Jamorant, se ci pensi, Jamorant gli avevamo fatto un reward diamante rosa. Sì, 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 sì. E poi sì, l'hanno fatto Dark Matter, quindi... Sì, però lì era proprio Player of the Month. Qua penso siano dei giocatori, diciamo, che stuzzicano, ma non i top, se li tengono forse per i turni dopo, non lo so. Possibile, comunque, possibile, piccolo certo. Particolare, per chi è interessato, sono già uscite nelle Lifetime Agendas ieri. Sì. Gli obiettivi appunto per il Play-in Tournament. Quindi esatto. Sono le win da fare in TT online o offline con tre giocatori dei Cavaliers, Nets, Clippers e Timberwolves. Che sono un buon modo per guadagnare XP, diciamo. Sì, sì, XP, poi vi danno, vabbè, 300 MT per sfida, vabbè, però sono comunque... No, che XP, tra no. XP no, perché no, sono XP... nell'agenda, scusami. Ah, nell'agenda, no. Ok, ok, sì. mi sono confuso io. Comunque tanta roba, ad esempio i Timberwolves stasera, cioè stanotte, hanno fatto una gran vittoria. Sì. Sì, io l'ho vista, ti dico, completamente unexpected, sì. Cioè, perché più che altro durante la partita, allora, adesso ti recupero anche un po' di stats, visto che comunque è interessante. Sì. A parte Brooklyn e Cleveland, che comunque se l'è più che giocata con... Sì, assolutamente. Con i Nets. Però i Nets, 34-12 di Kyrie e 25-11 di Durant. Troppo più esperti. Fatta una bella partita, mentre dall'altra parte comunque 34 di Garland, portanti. Mobley comunque ha fatto la sua partita con quasi 20 punti, insomma bella partita. Minnesota invece ti dico sorpresa, perché io mi aspettavo Clippers, anche quando mi chiedevano ho detto Clippers più che Minnesota, però quando hai un Anthony Edwards così ha fatto 30 punti lui e 29 di Angelo Russell. Una grandissima partita di Anthony Edwards, che potrebbero darcelo Dark Matter, non vedo perché no, perché di Anthony Edwards le carte che sono uscite non sono state sto granché. Io mi ricordo che anche l'anno scorso durante sto periodo Anthony Edwards ce l'avevano dato, quindi potrebbe forse effettivamente raggiungere una carta del genere, che dici? Sì, infatti stavo leggendo data la partita e l'importanza. Non tanto per fare informazioni, magari l'avete già visto, ma per dare un paio di nomi che magari potrebbero essere interessanti, esatto, per i giocatori che potrebbero sbloccare, perché appunto ci sarà questa fase del play-in e poi durante i play-off continuerà appunto con l'uscita di nuovi obiettivi e appunto in teoria anche nuove carte. Non hanno spiegato benissimo quindi come si evolverà, o magari non l'ho capito io, però è legato appunto alle partite che ci saranno, insomma. Ai proprio ai turni di play-off, sì, quindi... Non so nemmeno se considereranno anche i giocatori che delle squadre sconfitte, tra virgolette, non so, perché magari no. Un altro Garland, quello non mi ricordo, se solo le carte vincenti. Ti dico qui, se tu vai sull'obiettivo, vedi gli obiettivi appunto delle win, e poi c'è New Agendas Incoming con un pacchetto con quattro carte. Quindi... Ah, quattro carte, quindi vincitori. No, assolutamente sì. Vincitori, sì. Vali, grazie mille per il follow. Comunque Jimmy, se vendi AD al suo posto ti direi Zion, anche se preferisco AD per il ruolo che io vedo alla piccola, tra virgolette, o Paul George se hai il budget, ma AD ancora potrebbe essere tranquillamente utilizzato, secondo me. Una signora carta che ci può stare. Mi stavi dicendo Lifetime? Sì, non Lifetime. NBA Play-in Tournament, esatto, eccoli qua. Vedi che non c'è dichiarate le quattro carte, vi dicono quattro carte ma non vi dicono che sì, carte saranno, quali, se certo. Saranno pick, tra l'altro magari tra quattro non penso sarà una pick, penso te li diano tutti, visto no, penso te li diano tutti, penso, spero, tra virgolette, che te li diano tutti, o comunque sono pick che puoi, tra virgolette, riprendere dopo, immagino, spero. Non hanno specificato questo, ve lo dico perché appunto seguiamo sia il kernel, i vari aggiornamenti che ci sono, non hanno specificato appunto queste cose qui, quindi siamo un po' in balia di quello che succederà, però la sensazione, esatto, è un po' quello che stanno facendo anche tutti, è quello di star dietro un po' a tutti gli obiettivi che escono, perché sia mai che il giocatore è veramente forte, almeno voi intanto gli obiettivi li avete fatti. Esatto. Vi faccio questo discorso anche per i giocatori, gli Zero Gravity Reward XP, come Giannis e Krejcik, sì, quelli sono
obiettivi molto facili, che però vi consiglio di non accumulare fino alla fine, perché sennò poi alla fine vi dovete fare, è vero che sono veloci, ma li dovete fare tutti insieme. Ve li fate ogni giorno, accendete, fate quell'obiettivo prima di fare altro, insomma, se state al passo senza neanche metterci. Anche perché sono per adesso sono abbastanza facili, segnare 4 sì. punti con Antetokounmpo e fare 5 minuti con lui in campo, o 2 layup con Krejci non sono decisamente dei requisiti proibitivi. Probabilmente i prossimi direi dagli ametista all'insù inizieranno ad essere fastidiosi, ma probabilmente non così tanto. Io mi aspetto una tripla doppia prima o poi, quella tripla doppia che ci farà venire da piangere. Ah, verso il finale magari. Verso sì. il finale, giusto, verso proprio per finale, tagliarti la voglia, certo. Ci potrebbe stare, però quello che hanno detto appunto a riguardo è stato che durante la season non ci saranno appunto questi obiettivi così difficili, ecco, mettiamola così, cioè cercheranno di farli abbastanza veloci, almeno mi sembra che li avessero definiti. Esatto, sì, ma hanno detto abbastanza rapidi da fare per adesso, lo sono effettivamente. Una partita la fai? Poi. Sì. Che non sia proprio così facile è un altro discorso, però. Che brutto matchup che mi è uscito, mamma mia, si è visto? Mamma mia, una disgrazia sto matchup. Bene, sono contento. Comunque le carte di oggi ne uscirà solo una oro, domani un'altra oro e dopodomani inizieranno gli smeraldo, da venerdì sì. inizieranno gli smeraldo, che sono altri 4 se non sbaglio. Guarda Mobley come viene a darmi fastidio sotto canestro, che bravo Mobley, bravissimo. Come dai fastidio tu sotto canestro? Nessuno, mamma mia. Ah, qui abbiamo anche un bel esemplare di effettivo off-ball. Very late pure. Beh, insomma, c'è una bella responsabilità, oserei dire, di tutto, tra virgolette. Però vabbè, fa piacere. In questo caso, appunto, spieghiamolo un po' anche per chi magari non lo sa. Certo. La dinamica dell'off-ball praticamente è lasciare che la CPU marchi, perché appunto, come in questo caso qua, lui ha sul portatore di palla praticamente ha... è Kate Cunningham, ok, no, pensavo Anthony Davis. Comunque ci sono giocatori che appunto, in generale comunque è un gameplay che facilita molto la difesa della CPU, che appunto, come diceva Ernest, su PS4 è anche meno, aiuta meno rispetto a PS5, quindi vi può far capire su PS5 quanto possa essere difficile da un lato, ma poi, come dicevamo prima, è tutto un discorso di abitudine. Certo. No, io non vorrei commentare forse su sta partita, è meglio se non commento, dire il vero, perché sono un po' contrariato, oserei dire, sono contrariato, come disse un famoso tifoso con il cartoncino in mano, sono contrariato, però guarda, io l'off-ball, se trovassero un modo per evitarlo, ne sarei felice, anche se mi sa che sarà proprio una cosa che in 2K non riusciranno mai, tra virgolette, ad alleviare. Dico, secondo me rispetto allo scorso anno, ad esempio quest'anno è un po', ti dico, un po' meno efficace. Cioè, capisci, ci sono un paio di cose che possono sì. aiutarti un po' di più. 2 anni fa forse era un po' meglio rispetto a questo punto di vista, ma c'è sempre stata, secondo me, proprio perché se non ci fosse renderebbero il gameplay un po' troppo poco affidabile appunto in difesa, quindi dovresti stare troppo dietro, forse troppo difficile anche da un certo punto di vista, mi viene a pensare sì. anche quello, ne avevamo parlato varie volte. Lo skill gap probabilmente si amplierebbe, si allargherebbe troppo, però io penso che si potrebbe trovare un modo in cui se stai per 5, 6, 10 secondi fisso con un altro giocatore, quel giocatore perde responsività o qualcosa, penso si possa fare. E poi succedono queste cose, quindi certo, non è stata una grande idea venire con questa squadra, anche il matchmaking potrebbe essere tra virgolette aggiustato, anche sarebbe una buona idea, però. Beh, ad esempio anche questo, il matchmaking, ad esempio su Unlimited c'è per quanto riguarda l'overall della squadra e non per quanto riguarda anche questa, sì. ho qualche informazione per chi ci guarda magari non è... diciamo aggiornato, comunque ormai non gioca neanche il My Team, però è curioso di capire. E su In Unlimited appunto va in base all'overall della squadra, quindi più basse è il tier delle carte che utilizzate, quindi ametisti, rubini piuttosto, trovate delle squadre più scarse rispetto a se utilizzate ovviamente, come si dice,
opali, dark matter. Sì. Questo però non vuol dire che trovate gente più forte o più scarsa, quindi non è che ad esempio voi... Io non ho capito cosa è successo. Lì, early. White andate open. Su... Sì. Va bene. Voi andate su nelle leghe e magari uno pensa, ok, sono in lega come magari su altri giochi, vado dalla lega bronzo alla lega argento, mi trovo le persone che sono in lega argento, e invece non è così appunto, quindi questo è un po' un limite da un punto di vista competitivo, se vogliamo parlare appunto di competitivo, sì. Rispetto al mondo del My Team di 2K. Diciamo che infatti molti tornei, alcuni tornei, ma comunque molti, ancora molti tornei vengono organizzati sul Play Now, come appunto esatto. Anche i tornei che organizza la FIP, il FIP esatto. Basket Tour. Esatto, giustissimo. Ciao Soldier, ciao Rioma, benvenuti ragazzi, ciao Napi, buon pomeriggio ragazzi. Mi raccomando, se volete lasciare un follow, grazie Matte per il follow, benvenuto anche a te, gentilissimo. Ci date una grande mano, ragazzi, veramente. Voi non avete idea, ma un follow veramente forse è la cosa più utile su Twitch. Non avete idea di quanto effettivamente sia d'aiuto, quindi grazie. Soprattutto perché appunto così vi arrivano le notifiche, o comunque vi tenete sempre aggiornati per quanto riguarda le live di Italbasket, come appunto stasera alle 21, domani alle 21:30. Esatto, con il nostro poll. E il comando è. Ma tu stai vedendo cosa succede in questa partita? A volte, ragazzi, abituatevi a questo tipo di gameplay, a questo tipo di partite, perché a volte non è semplicemente la vostra partita, tra virgolette, non c'è modo di vincerla, tra virgolette, non, è molto complicato. Ecco, tipo in questo caso, perché il mio giocatore è andato letteralmente a nascondersi dalla palla per farsi rubare. Dopo aver fatto però una super rubata. Dopo aver fatto una super rubata decide di farsi rubare la palla a sua volta, perché giustamente è maleducazione tenere un pallone rubato, perché giustamente non si fa, è una mancanza di rispetto. Meno male che sto Garland è ancora utilizzabile, guarda, meno male, perché sennò... Il gameplay, ti dico, di Play Now è molto 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 diverso dal My Team. È simile al gameplay del My Team, diciamo, di ottobre a novembre. Esatto. Cioè sono quelle carte, ci sono carte molto molto forti, ad esempio LeBron nel Play Now è veramente una super carta. Ah, beh, comunque sì. È versatile, tira da tre, difende, penetra, però è diverso, diciamo, è meno veloce sicuramente come gameplay, ed è più fondato secondo me sulla conoscenza che si ha dei giocatori che sono in campo, perché appunto non tutti fanno tutto e quindi devi un po' capire chi fa quella cosa e chi fa invece altro, cioè non puoi pretendere appunto da tutti che palleggino, che tirino, che difendino, e quindi questa cosa qua, più conosci le squadre, più conosci anche il gameplay, più è, cioè diciamo che lo direi anche più difficile forse da un certo punto di vista. Esatto, perché appunto ti devi adattare a delle carte. Esatto, devi cambiare proprio il tuo stile di gioco, tra virgolette, devi adattarti, e quindi è molto particolare, molto complicato per certi versi, però è un modo diverso pertanto di giocare, quindi ci può stare, tra virgolette. Io non so come ho vinto questa partita, non so, però direi che sì. Lì sotto mano sono contento. Andiamo. Di questa partita, mi sto mantenendo. Andiamo. Mi sto trattenendo perché va bene, io sono un po', diciamo che invece è molto più equilibrato di me, quindi su queste cose io un po' meno, però quindi assolutamente. Però più che altro bisogna accettare, cioè prendere consapevolezza, anche qua il discorso è prendere consapevolezza che comunque è sempre un videogioco, e comunque diciamo non stiamo parlando di un qualcosa che forse adesso vado un po' in, non vado in difesa di 2K, ma vi do delle motivazioni per cui bicio filosofico certe cose. No, sì, no, ma è un punto di vista che magari sono d'accordo, non condivide, però cercano appunto di dare un determinato tipo di gameplay, che è quello che dicevo anche prima, che sia un po' più alla portata anche un po' di tutti, cioè che non ci sia troppo skill gap, e quindi chi incomincia da poco, se lo facessero, quello che dicevo prima appunto è questo, che se lo facessero sarebbe positivo, però in quel momento dovrebbero mettere effettivamente un sistema di ranking, perché allora chi ha appena iniziato non si trova, me, Ernesto, piuttosto che anche i pro player che giocano competitivo online, ma si trova le persone del suo livello. Esatto. Se questo non c'è, giustamente loro devono compensare in un certo modo, altrimenti una persona non,
diciamo che non avrà mai neanche modo, tra parentesi, di inserirsi bene, perché ogni partita online sono, potrebbero essere schiaffi, ecco. Sì, detta proprio, mi piace come l'hai formulata, cioè hai fatto un giro intorno e poi dire prendete schiaffi. Sì, effettivamente però è così, non... Quindi molte volte infatti noi suggeriamo prima di prendere confidenza con il gioco offline, quindi anche capire come la CPU vi può aiutare, quali sono le dinamiche che possono esservi favorevoli o meno, per poi appunto andare gradualmente online, sapendo che appunto c'è un po' di... C'è da capire, ma soprattutto quello che io dico appunto per i tornei dell'e-basket tour che organizza la federazione, esatto, sono interessanti perché non sono su MyTeam, quindi voi potete partecipare senza spendere un euro e avere appunto i Lakers piuttosto che i Bucks. Non dovete nemmeno spendere i soldi virtuali del gioco, cioè non dovete nemmeno spendere MT per farvi una bella squadra. Bellissimo, ecco. Quindi giocate su quella modalità lì e vi mettete alla prova appunto contro persone che potrebbero essere in alcuni casi magari più forti, allora capite anche dove poter migliorare, ma in alcuni casi magari vincere qualche partita e dire ah ok, beh, pensavo di essere tra parentesi più scarso, comunque non essere all'altezza, e invece fidatevi che, cioè, se ci gioco io, insomma, se partecipo io al torneo, potete partecipare, è un modo anche per incentivare, ecco, la partecipazione, esatto, perché soprattutto, ripeto, oltre ai premi è proprio un discorso che il fatto che si sia esposta alla federazione, abbia organizzato questo, abbia deciso di fare questo canale su Twitch, esatto, penso sia un qualcosa, insomma, di importante per il movimento in generale. Ecco. Esatto, per il movimento di basket e i basket, che secondo me va considerato, perché in Italia siamo un pochino indietro, quindi prendere consapevolezza di esserlo e fare qualcosa per cambiare questa situazione, secondo me è la cosa, il primo passo giusto da fare. Argekicco, grazie mille per il follow. Comunque, guarda, XCC, per capire bene il rilascio, quello che ti consiglio io giocando senza per la prima volta quest'anno è quello di controllare la vera e propria animazione del giocatore, il movimento che fa, perché su questo tu che è abbastanza, quando non ci sono dei problemi di connessione, spesso riguarda anche l'utente stesso, vedere il movimento è molto fedele a beccare il giusto tempismo, diciamo, quindi quello è interessante. Comunque, ecco, questo è quello che ha scritto Huerto, è interessante, e tra l'altro ha anticipato quello che volevo dire io, perché ha detto che lui si iscrive anche se il Play Now non lo fa impazzire, però io conosco tanta gente che effettivamente è brava a giocare su 2K, soprattutto su MyTeam, ne sa tanto, gioca molto bene, ne sa a pacchi e soprattutto lo dimostra, però mi piace che si mettano in gioco anche su una modalità ed escano un attimo dalla loro comfort zone, come fa ad esempio Huerto, che tra l'altro vi consiglio di fare anche perché è gratuito, quindi se pensate di avere le abilità per poter appunto competere, perché non provarci, anche perché potreste provare un tipo di gameplay diverso, ma non per questo meno buono o meno divertente rispetto al... a quello di MyTeam, anche perché quello di MyTeam cambia con l'uscita delle carte, invece quello del Play Now cambia tra virgolette a secondo di come cambia la Lega e di come cambiano le valutazioni, gli overall legati alla Lega stessa e alla vita reale stessa. Le prestazioni reali, sì, infatti questa cosa qua secondo me è anche il giocare al Play Now in generale può essere una buona alternativa rispetto a quella che è già il campetto piuttosto che appunto al MyTeam, ma una buona alternativa perché appunto magari una persona dopo un po' a giocare al MyTeam magari con la propria squadra ha finito gli obiettivi da fare piuttosto che il pass, insomma determinate cose, per cui dice mi metto alla prova anche su una modalità diversa che vi dico secondo me allena molto rispetto poi al gioco sul MyTeam, perché appunto giocate con carte fondamentalmente più, cioè meno complete, non vi direi neanche più scarse, sono meno complete, è decisamente più complicato giocare e trovare la soluzione, specie quella offensiva è decisamente più complicato, magari tanti giocatori in Play Now questi automatismi come questa stoppata che ha fatto il mio centro non ce li hanno, perché non hanno i cartellini che gliele permettono queste animazioni, quindi è da considerare, sì, cartellini anche quello, o proprio anche pack di animazioni, quindi anche di move piuttosto che rilascio ottimo, cioè i rilasci sono quelli che hanno nella vita reale, tra parentesi. Esatto, è più simulativo, direi che è più simulativo, sì. Mi verrebbe da dire. Comunque grazie anche ad Andre per il follow, benvenuto. Dovrebbe essere uscita una nuova carta, grazie Enrico, ti ha bloccato il link, non ti preoccupare, adesso potremmo andare a vedere, tra virgolette. È uscito il nuovo oro che è Grant Williams, 76 di overall per gli obiettivi.
Ok, l'ho riammesso io, però scusate ragazzi, ma sapete com'è per assicurarsi niente spam, soprattutto di bot. Poi nel caso ci sia un timeout sbagliato, tra virgolette, ci pensiamo noi, Stream Elements. Diciamo che differenzia poco, ecco. È poco democratico Stream Al Elements, suo, possiamo. al Fa il suo, suo, al decisamente suo. fa il suo, pure troppo. Appena trovato Dumas, beato te, decisamente beato te, che. Dopo questa partita, magari che sto soffrendo, Vediamo un po' i reward. bravo, ne parliamo un attimino dei Sì, reward. E sì, anche, sì, sì. aspetta, un ragazzo aveva chiesto cos'era uscito ieri su My Team, che non c'era, Soldier mi sa che era. Sono usciti delle carte, una collection take off, molto carina, anche perché è molto molto buona riguardo al drop rate delle carte. Ovvero sono quattro carte, un diamante rosa, un ametista, cioè, scusate, un opale e un dark matter, che hanno tutti la stessa possibilità di uscire nel pacchetto, ovvero quattro carte, tutte e quattro le carte hanno il 25% di possibilità di essere trovate, quindi è molto particolare come cosa, molto meno casuale rispetto agli altri pacchetti. Scusa Soldier, ti dovevo rispondere, poi non volevo parlare sopra Bigio. E quindi è molto carina come idea, secondo me, da parte di 2K. Dà anche una possibilità che i giocatori Dark Matter vengano, uno, trovati, perché è sempre una bella soddisfazione, parlo io che l'ho trovato ieri, appunto, e anche permette che queste carte siano un pochino più basse di prezzo, in modo che anche chi ha un budget più ristretto possa effettivamente prendere una carta, non dico completa, perfetta, ma comunque che vale, perché quel Glen Rice, secondo me, se non fosse in questo tipo di pacchetti, varrebbe, non dico il doppio, ma poco ci manca, quindi. Guardavo stamattina, comunque rispetto a ieri si era un po' alzato, stava tipo a 90k se non Sì, sbaglio. sì. Poi tra l'altro sono Quindi anche costano 50 kmt e non consigliamo di farlo, però si possono comprare con 15 kvc, che sono abbastanza facili da vincere sia nel play now che da, tra virgolette, i VC, tra virgolette, perché ne dà non tantissimi, ma sicuramente ne vale più la pena farmare nella carriera, in quella carriera. assolutamente vale la pena. Sì, in Nel un secondo my me player, assolutamente. in 5-6 partite massimo, vi mettete una serata, vi farmate 15kvc, anche perché ve lo consigliamo di farlo, più che altro perché avete il primo proprietario che vi permette di avere degli XP in più se state farmando ad esempio il pass, Esatto. ecco. Esatto. Che ieri, grazie a Glen Rice, mi sono fatto circa 6.000 XP. Questo Grant Williams, vediamo com'è come carta, se vale la pena. Oddio santo, un'ala piccola di 6,6, 1,98. Vabbè, però almeno a 94 da 3 punti, per essere un oro, dai. Probabilmente dovremmo mettere qualche tripla con lui. C'ha pure Quick di Dribble, sai, vai a vedere che è un fenomeno, Sì, tra guarda che virgolette. anche Krejcik e quel Anche Giannis non Krejcik. sono male, quegli ori che hanno rilasciato fino adesso non sono giocatori malvagi per essere appunto oro. Sì, Krejcik c'ha un Quindi rilascio che mi fa venire da piangere, però sì, effettivamente non è colpa vabbè, sua, poverino. sì. Manco a dargli la croce addosso così, giustamente ho esagerato un pochino. Però questo Grant Williams, a parte gli scherzi, è veramente una carta carina, una bella carta. Parliamo un attimo dei reward, delle carte reward. Tu che mi dici, B? Dammi un tuo parere su qualcuno. Ho trovato questo Allora, ho qua. avuto la fortuna di provare, grazie a Danto, appunto, James Worthy. Ah, beh. Ti Beh, dico, beh, dimmi. Non mi poteva, dici. cioè allora, non mi aspettavo troppo meglio e Sì? forse anche ne parlavo con i Fioi, lo confronto anche a Tyr Bailey, che Sì? insomma, Tyr Bailey sono 1000 token dopo aver sbloccato già l'opale, quindi è un grind diverso e probabilmente ci sta anche che sia più completo, ecco. Però, ecco, James Worthy cioè, è buono a far tutto, ma non è ottimo, ti direi quasi niente. Ok. Cioè, è quel giocatore che però, se ti piace, potrebbe essere sgravo. Capisci quello che voglio Quindi dire? nel mio caso, perché per me è Secondo la carta me, più ad forte della esempio, storia dell'esistenza dell'universo. secondo me è molto molto è simile, ti direi, a Tyr Bailey, un po' meno forte probabilmente, ma molto simile, quindi siamo sul No, come forse meno forte di andrebbe. Terlo? Eh No. sì, secondo me sì, ma ci sta anche. Ci Che sta colpo al anche. cuore mi hai dato? Che Però colpo al uno, cuore mi appunto, stavo hai dato? dicendo, uno sono 1000 token più l'opale da Sì. avere, E insomma, da l'altro 100 riscattare. win, Sono quindi. 100 win che comunque non sono poche, però magari è più, diciamo, alla portata. Però è comunque una carta da provare, cioè una carta da provare. Ho sentito lo stesso feeling, però non lo so perché, ma Worthy mi dà un po' più di affidabilità. Scusami, Worthy,
Sì, da quando ti sei impallato ho capito che parlavi di Torbelli, tranquillo. Bailey mi dà un po' più di affidabilità appunto in difesa, ecco, mi dà quella sensazione. Che dolore al cuore mi state dando, ragazzi, mamma mia. Mi state facendo proprio soffrire. Vedi, anche, ma comunque in generale anche chi l'aveva sbloccato, appunto anche Danto mi ha dato sta impressione qua. Però, ripeto, comunque secondo me, se lo dobbiamo confrontare al rework che c'era la scorsa season, il Gauskas, stiamo parlando di due mondi completamente diversi. Sì, no, ma vabbè, sarà il mio nuovo Gasol, sarà io contro il mondo con James Worthy. Gasol, non so. Ti dico, secondo me è confrontato a Torbailey, perché se lo confronti forse anche a Tim Duncan, Josh Smith, secondo me è su quello stile di carta, cioè quella carta che però volendo ti può far tutto, ma gli manca forse qualche badge appunto. Come dice Cristiano, sì. sì. XCC, comunque queste carte qui sono tutte buone, assolutamente, sia Glenn Rice, sia Oladipo, Jalen Suggs e Embiid. Embiid per essere un diamante è un centro molto solido, Jalen Suggs è incredibilmente forte in difesa. Oladipo l'ho appena provato, mi è proprio piaciuto, e Glenn Rice l'ho provato ieri trovandolo per il prezzo a cui sta, è assolutamente una grande carta. Per il draft B, tu l'hai provato quel Calvin McLean, credo si chiami, non mi ricordo. Calvin Mack, vabbè, mi sono inventato il nome. In teoria, no, non l'ho provato, però ho visto dei gameplay. Sì. Perché ero curioso, ho visto le statistiche. È molto raro, ragazzi, perciò ne stiamo parlando un pochino così... alla lunga, diciamo. Di cosa dici? Di Calvin, che è un po' difficile da trovare, è raro da trovare in draft. Sì. Più che altro hai un bel po' di scelte, però ho visto anche altri che l'hanno fatto e non l'avevano trovato. Però ho visto dei gameplay, sembra una carta molto interessante, ovviamente non da utilizzare per diciamo andare magari a giocarsi i tornei, ecco, mettiamola così. Però... il ferro lo attacca in maniera molto 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 interessante, è molto veloce ovviamente essendo basso, comunque ha delle statistiche molto alte nella gestione palla, ha un ottimo dribble style, quindi secondo me è una buona carta se la trovate. È sullo stile, ti direi, sull'affidabilità che poteva avere Rip Hamilton della scorsa season, quel tipo di carta, quel genere di carta, come tier. Ciao Giulio, sì, secondo me quel Jaylen Brown nuovo è meglio di Clay e di Zach LaVine Opali, decisamente, perché palleggia come loro ma difende molto di più e attacca molto meglio il ferro, e in più a partenza rapido allo Fame, se non sbaglio, quindi decisamente migliore secondo me. Comunque io, Marco, tra i due il Nabbo sono decisamente bello, Marco. Io. Quindi questo Calvin per carta divertente, tra virgolette, è approvato, così come questo Bradley Beal, suppongo. Ti direi appunto Bradley Beal forse è un tiro un po' più alto, ci ho giocato contro, potendo fare anche il playmaker, se in molti, ad esempio chi sta giocando con Ja Morant dalla panca, lui potrebbe essere una buona alternativa, perché difesa soprattutto mi ha impressionato. L'hanno migliorato tanto rispetto al suo diamante rosa, che era molto telepass, tra virgolette. Trovato ieri Beal, beati voi ragazzi, beati voi che ancora li premi. Non ho trovato nessuno, né Jerry Sloan, né nessuno. Neanche io. Nemmeno tu? Che livello sei, scusa, no. Bicio? 29. No, io sono a livello 27, spiegazione. Quindi, no, però non l'hai capita, Bicio, va bene così? Sì, che l'ho poi capita. Ok, perfetto. Sì. Bene, così. Incredibilmente il giocatore su cui sono più vicino è Bob Netolić, che non so se tu l'hai provato, ma essendo su Netolićki... Netolićki è una gran bella carta, ti dico, non l'ho provato, l'hanno provato un paio di fioi in chat che mi davano una recensione, dicevano che è un bel bug, nel senso che ha un buon rilascio perché è very quick. Ed è un shot ovviamente... che è uno ottimo per la carriera anche. Sì, non è ovviamente un palleggiatore, ma non penso che chiediate al vostro centro la grande mare di portarvi palla, se lo fa meglio, però non è il caso di Netolićki, ma è una carta che è interessante. Anche qua vi direi forse un po' più worth rispetto a Cincinnatus della scorsa, siamo là secondo me, perché anche Powell è veramente enorme come carta, quindi e Netolićki secondo me siamo lì, forse anche un po' meglio, per chi, ripeto, questa è un po' una recensione di chi l'ha sbloccato e mi ha dato un po' un feedback, ecco. Sì.
Io, parte di scherzi, mi sono accorto adesso che si chiama Netolishki e non Netoli. Comunque, parliamo di questa cosa, ma va bene. Comunque, sono veramente interessato a trovare questa carta perché magari su Current rende un po' di più, perché essendo alto 2,05, come alla grande potrebbe non soffrire, invece come alla grande su PS5 potrebbe soffrire dato il fatto che giocano tanti giocatori con altezze proibitive, tra virgolette, anche gente di 2,20 m viene messa come ala grande su PS5, quindi rende un po' di più. Vorrei un Sì, perché attimo appunto. sapere. Dimmi, scusa, dimmi, dimmi. No, perché appunto il gameplay, come dicevamo prima, essendoci quella differenza, dicevamo, una carta che magari su PS5 si muove essendo 2,20, su PS4 si muove un po' meno. Adesso lo dico molto Certo, semplicemente, ma. sono d'accordo. Quello che volevo dire, appunto, volevo sapere un tuo parere sul giocatore del Limited o quello che sarà. Sarà un Dark Matter, e su questo lo sappiamo. Domani ci sarà il secondo Limited e probabilmente non conosceremo il nome di questo giocatore fino al quinto o sesto Limited, suppongo. Quindi Fino è alla fine, in una. teoria. Fino alla fine, quindi è una cosa proprio che viene. Proprio considerata da, mamma mia che giocata ho fatto, che viene considerata dalla community. È proprio la community che considera e sceglie il giocatore. Quindi, secondo te, vale la pena o no? E qui, come dicevo, appunto, per il giocatore, per gli obiettivi, le agendas che stanno uscendo giorno per giorno, come appunto i Giannis e Krejci, Sì. penso sia worth farlo il Limited, come ogni Limited poi, perché io lo consiglio a prescindere, quindi secondo me merita farlo almeno fino all'ultima settimana. Poi l'ultima settimana ci sarà, penso l'ultima o Esatto. la penultima, ci saranno appunto la votazione su Su Twitter, sul Twitter. canale di NBA My Team, Sì. NBA 2K My Team. E in quel caso appunto decideremo noi, deciderà la community che giocatore sarà il premio. Non so intanto che giocatori verranno messi a scegliere, quindi probabilmente Esatto. ci daranno quattro giocatori da scegliere e verrà scelto appunto quello che si preferirà. Però in quel momento voi avete cinque anelli magari. Cinque anelli, se non vi piace il giocatore, non vi interessa, vi prendete il Badge Hall of Che Fame. comunque ne vale la pena, secondo me almeno 5 anelli vale sempre la pena trovarli o provare a trovarli nel limited, quindi Poi, io ve lo nel momento in consiglio. cui appunto esce un giocatore che invece vedete che vi interessa particolarmente, che magari insomma, vedete anche il gameplay, perché comunque avete un paio di giorni per vedere anche magari il gameplay il venerdì sera e dire ok, mi piace il giocatore, lo sblocco, piuttosto che no, non mi piace, mi tengo appunto ai 5 anelli. Quindi secondo me è worth, anche se appunto ancora non Provarci. si sa che giocatore sarà. XCC dice sarà scelto nella piccola guardia, così come tutte i reward scelti dalla community Dalla 2K. community. Esatto. No, Rio, ma non lo so, è che devi considerare molto spesso che la community americana ha ovviamente più impatto sulle votazioni. Molto spesso sono un po' superficiali su quello che vanno a scegliere. Basta vedere i giocatori dell'NBA 75, che 4 su 6 sono ali piccole guardie e 2 sono centri, quindi. Sì, a parte appunto stavo dicendo Artis Gilmore che non mi sarei aspettato avesse vinto la votazione, Sì. Guarda, meno però male sì, perché sennò l'avrebbe vinto l'altro, Casey Russell, quindi che Casey Russell, appunto, per quello sarebbe stata non... l'ennesima guardia alla piccola, forse guardia playmaker, probabilmente. Quindi sarebbe stato comunque una brutta situazione, secondo me. Comunque una brutta situazione. Comunque Big O oppure Oladipo, io direi Oladipo. Avendolo provato, avendo provati entrambi, direi Oladipo. Bicio, parere veloce perché direi che tra poco possiamo chiudere. Che dici? Siamo Eh sì, siamo quasi arrivati. quasi Quasi arrivati, arrivati. addirittura d'arrivo. Dammi un parere anche visto che li hai provati entrambi, sia su Torpeili che io non ho, e sia su Mutombo che io reputo per adesso il miglior centro del gioco. Mi fa impazzire come carte. Allora, ti dico, secondo me, tra Karim e Mutombo, che ho entrambi, devo ancora capire qual è il giocatore più forte, entrambi veramente sgravi, appunto come parlavamo oggi con i fan chat. Uno costa 3-400k Sì. Karim, l'altro sono 1000 token, Sì. quindi già ti rispondo, Dispendiosi cioè ti rispondo un entrambi. po'. Io Karim ce l'ho perché appunto è il mio giocatore preferito, però avendo provato Mutombo probabilmente se non fosse stato Karim, ma qualsiasi altro giocatore diciamo così forte, comunque l'avrei venduto perché Mutombo è più che completo, ha tutto in difesa, soprattutto i blocchi, a me i blocchi che porta Mutombo Pazzesco. probabilmente sono da quando non gioco con Yao Ming che non trovavo un centro che comunque era È così, letteralmente un così muro. affidabile. È Sì. letteralmente un muro, sì.
Mentre Thor Bailey, ti dico, ne vale la pena secondo me se uno ha appunto 3.000 token, 2.500 token, 2.000 è a inizio season adesso, visto che il prossimo Dark Matter probabilmente lo metteranno a fine season, penso, con i Sì, se token, visto faranno che ha... come Thor Bailey a fine season, sì. Sì, quindi ci può stare anche prenderli entrambi e provarli. Vi dico, secondo me Thor Bailey può anche essere skippato, tra parentesi, cioè ve lo posso consigliare. Però appunto se fate il clutch e vi sbloccate James Worthy, secondo me ci può anche stare idem. Stesso e non è lo stesso discorso per Mutombo, che invece reputa una carta che se avete i token da sbloccare. Ecco, secondo me se siete con 1000 token e avete la scelta tra Bailey e Mutombo, io direi Mutombo. Non perché l'ho fatto anch'io, ma perché centri come Mutombo non ce ne sono, secondo me. Perché è veramente straordinario. Ma non come viene, ma veramente straordinario. Direi l'ultimo, Dumas, Richard Dumas. Tu l'hai provato pure Penultimo, lui. Penultimo, chi mi penultimo, manca? Ah, perché c'è Josh. anche Josh Giddey, che Ma però appunto certo, non ma abbiamo visto certo. e non abbiamo ancora provato. Però. No, Sì. Dumas non l'ho provato e non l'ho trovato, però da quello che mi stanno dicendo, come appunto il discorso per il giocatore del draft, Sì. siamo lì. E come anche ti direi Jarry Sloan dell'Ascension, cioè Ecco, anche metterei... lui niente male, secondo me. No, all'interno della stessa categoria, cioè sono giocatori, ovviamente sono Dark Matter 99 di overall, incominciano ad avere anche più o meno tutti un rilascio a quick, piuttosto che delle animazioni Di del wall palleggio, move in esatto. generale buoni, sono tutti su quel livello. Ecco, in chat F mi ricorda, però c'è Albert anche King, Albert King, che è certo. della ruota del Clutch Time. Ecco, quello probabilmente è il reward, me lo sono dimenticato, ma probabilmente è il reward migliore insieme a Netolitski, comunque siamo lì. Cioè, ho visto dei gameplay, Albert King è veramente quella carta che come guardia mi ricorda molto quando sono venuti fuori appunto Casey Russell Sì. e Reggie Lewis appunto come giocatori insomma reward. Quel tipo di carte che appunto in quel momento lì fanno la differenza. In Sono d'accordo. Magari a questo momento trovarlo qui del sto Albert gioco. King, ma anche Eh sì, Dumas quello. sarei, ma anche Sloan sarei contento se se la sentono. Parliamo del nostro livello 40. Sei contento che è stato Josh Giddey? Io sono contento che sia un playmaker. Partiamo dal presupposto che sono contento che sia un playmaker. Quindi già questo mi soddisfa, tra virgolette. Il fatto che sia questo playmaker 203 che però ha un rilascio rivedibile. Allora, io il rilascio è lo stesso che aveva l'ametista, Sì, a Very Quick. esatto, Jason Kidd. Il dribble style comunque è buono, cioè non mi ricordo se è Quick o Shifty, mi sembra Quick, però Sì, potrei credo li sbagliare. abbiamo Comunque, cambiato. Prima aveva Shifty e credo che ora abbia Quick. ok, Ciao, gli Kay, ha messo benvenuto. Quick. Bello, ok. Quindi la mia idea è, penso, questa però è una mia opinione, che non sia un giocatore stile Ray Allen, che non è worth forse neanche già dal day one, mettiamola così, anche se comunque Ray Allen ha ottima carta, per carità, Sì. però per il grind c'erano già carte come RJ Barrett, Pin Diamond, lo dicevamo anche nello scorso appuntamento qui sul canale Ital Basket. RJ Barrett secondo me è già meglio appunto di Ray Allen, o almeno mi ci trovo meglio io. Vince Carter poi l'hanno rilasciato durante la season tramite gli obiettivi con il mosaico. In questo caso invece penso che lui possa essere quel playmaker dalla panchina, che insomma, a meno che uno non abbia Doncic e Michael Jordan, insomma, può essere interessante, ecco. Ripeto, va tutto visto perché ancora non è sbloccabile Sono tramite l'XP che d'accordo. ci sono, va visto tutto in game, quindi anche il rilascio Very Quick, quanto prende il contrasto, quanto appunto è affidabile, se in difesa è più affidabile degli altri playmaker che ci sono, vi dico già, Essendo secondo me non... 203, secondo me sì. Bravissimo, non sarà una carta secondo me forse ai livelli di Doncic e Michael Jordan, però a Dobbiamo livelli... considerare che il livello 40 spesso non è per chi ha Michael Jordan e Doncic, ma per chi non se li può permettere. Quindi va considerata questa cosa. Esatto. Sì, o comunque per magari fillare la panchina, perché come stavo dicendo prima, qualcuno sta giocando con Ja Morant dalla panchina come playmaker, secondo me Josh Giddey è un altro Hai livello, è voglia? l'evoluzione nel senso che difende, si difenderà molto di più di Ja Morant, quindi... Decisamente, decisamente. Io infatti sono abbastanza tentato di sbloccarlo anche se sono tra virgolette indietro con i livelli, ma io me la prendo sempre comoda perché se no prenderla come un obbligo, un lavoro tra virgolette, è il modo giusto per farsi passare la voglia di giocare questo gioco. Concordo in Quindi io pieno. vi consiglio sempre di prenderla con
molta tranquillità e molta scioltezza, tra virgolette, non è necessario volare tra i livelli, c'è gente che c'è già il livello 40 e va bene, beati loro, ma non che sia mai un problema non avere queste carte dopo 2 o 3 settimane, non è di certo un problema. Comunque, Bicio, io ti ringrazio per questo. Grazie a te, Erne, e grazie a te, anzi grazie a Italbasket che ci ha dato la possibilità di Esatto. sfidarci qui sul loro canale E ci ha e salvati appunto all'ultimo perché c'era stato un problema anche con la stream con la key, quindi connessione, con sì. la connessione al canale hanno risolto subito. Un ringraziamento anche a Sweet che ci ha messo il titolo lui, un ringraziamento a Matteo di Italbasket. Io vi ricordo ragazzi di lasciare un follow qui su Italbasket Official, su Italbasket su Instagram, iscrivervi al canale YouTube, su Facebook e su Twitter, mi raccomando. Punto esclamativo info per le informazioni relative al torneo e alle finals dal 2 all'8 settembre che verranno giocate l'8 settembre, se non sbaglio, in quei giorni comunque davanti al Duomo a Milano, quindi mica cosa da poco. Il palinsesto per rimanere aggiornati su tutti i nostri appuntamenti su questo canale, tra cui una stasera alle 21 e domani alle 21:30 Polis Live. Io vi ringrazio per tutta la compagnia, ringrazio di nuovo Bicio e ci vediamo come se vi va alle 17 sul mio canale.